avanti ormai da diversi anni. Il progetto è ormai in campus. Prima di parlarvi del campus, è stato quello di mettere le iniziative che il campus stava facendo con Federico II all'interno di una sorta di palinsesto. E questo perché? Perché io sono convinto, di questo ringrazio anche il campus e tutti i colleghi che hanno reso possibile, diciamo, questa iniziativa. Sono convinto che noi non comuniamo in questo modo, quindi realizziamo delle iniziative sistemiche e che raggiunge degli obiettivi, ma soprattutto riusciamo ad essere all'interno della nostra comunità e fuori più inclusivi. Ricerca, non c'è didattica se non c'è ricerca. E terza missione, e non solo, perché l'abbiamo chiamato genialità? Non perché sono una genetista, ma perché quest'anno corrono i 200 anni dalla nascita di Gregory Mendel, che lo consideriamo il papà l'avete sentito ieri, un po' del metodo scientifico. E quindi perché l'abbiamo chiamato genialità e ho proposto questo laboratorio, riportando le parole di Francesca, un laboratorio di comunicazione della scienza, che sia quanto perché in un progetto del campus nasce, noi siamo inclusivi, trasversali, e quindi se abbiamo cominciato con medicina, biologia, siamo convinti che possiamo, la ricerca ha bisogno anche di un ingegnere, anche un ingegnere, sì, no? Il prossimo progetto di ricerca firmato AIPE potrebbe essere quello di un ingegnere o uno psicologo. Quindi, no, cioè, la volontà, sono stati gli stessi studenti da un'esperienza precedente di un campus, ma cosa possiamo fare? Ma tu e le tue colleghe che hai conosciuto? Il mio motivo è che ci credo fermamente e... Biblioteca piena di libri dei miei genitori, e quindi leggevo un po' a caso per un